Buonasera, buonasera a tutti e bentornati all'appuntamento con Effetto Notte Bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi Bentornato a Effetto Notte a un regista amatissimo, Marco Risi che ha firmato film indimenticabili come Mary per sempre, Il muro di gomma, Soldati, 365 all'alba e anche di recente una fiction appunto dedicata al terremoto dell'Aquila Grazie per aver accettato il nostro invito e oggi tu ci racconti una figura importantissima del nostro cinema perché ci racconti tuo papà, Dino Risi, che non è soltanto appunto il regista, lo ricordiamo, è l'amica e gli amici che ci seguono, uno dei pilastri, lo vogliamo definire così, del nostro cinema, della commedia L'Italiana, ha firmato film come Poveri Mabelli, Il Sorpasso, ma per te è anche e soprattutto tuo papà e lo fai con questo libro che consiglio a tutte le amiche e gli amici che ci seguono, perché è un libro, guardate, ricchissimo di aneddoti, di passione di cinema, ma soprattutto di vita vera, la vostra vita. E quindi comincerei un po' da questo, perché il volume si intitola Forte respiro rapido. Me lo spieghi questo titolo? Eh, questo già non andrebbe detto, perché ha a che fare un po' con il finale del film, ma siccome... Hai detto film, non... sai? Ah, già. <ride> eh, vedi, è un po' vedi, un film vedi? questo libro, eh. È un lapsus. È un po'... <ride> no, non è un film. Questo non si potrebbe fare un film da questo libro. Se ne potrebbero fare cento, forse, perché sono talmente tante le cose che succedono. Che, 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 che non si presta a un film solo e il forte respiro rapido sono uh, le ultime parole che non ha pronunciato mio padre ma che ha annotato sul suo diario perché lui teneva un diario dove annotava tutte le cose che gli succedevano durante il giorno soprattutto i problemi medici quindi a un certo punto ha sentito già qualche giorno prima un accenno di qualcosa che non funzionava benissimo è l'ultima volta che ha scritto queste parole, l'unica volta nella sua vita in cui ha scritto qualcosa con una calligrafia tremolante è stata questa, forte respiro rapido, scritta il giorno dopo la sua morte. Quindi è come se avesse rubato un giorno in più alla sua vita. Eh, e già capiamo però l'intensità di questo racconto. Abbiamo cominciato dalla fine, ma adesso torniamo indietro. D'altro canto il sottotitolo del libro è La mia vita con Dino Risi. No, per noi è un monumento Dino Risi, ma per te è tuo papà. Com'era? Tuo papà, se ce lo dovessi descrivere, infatti, non c'è scritto La mia vita con mio papà, ma c'è scritto La mia vita con Di Norisi perché, perché, perché da un certo punto in poi non è, non è stato soltanto mio papà, ma è stato anche il regista di Norisi. Quando ho scoperto che lui era un regista, che non capivo bene neanche cosa volesse dire, quando i compagni di scuola mi chiedevano: Ma tuo padre che mestiere fa? Io dicevo: Il regista vedeva sulle loro facce un'espressione un anche un po' di ammirazione, però poi mi dicevano, ma che fa il regista? <ride> <ride> e io non so. Non è che sapessi dare una risposta precisa, ma io gli dicevo poi insegna agli attori quello che devono fare, come si devono muovere. E loro lo dire. capivano spiegato in questo modo. No, neanche perché pensavano che gli attori fossero. Beh, autonomico. però i film li conoscevano, no? I film di tuo papà. Insomma. Beh, all'epoca, quando ero piccolino, ancora non era diventato uh -huh. così famoso. Dopo il sorpasso, diciamo che è un po' cambiato. Senti, sua. mi levi qualche curiosità. Allora, tuo papà ha stato per fare il medico, no? Forse non tutti se lo no, ricordano. No, lui è stato, okay. si è laureato in medicina uh -huh. e si stava specializzando in psichiatria, poi ha capito che. Non sarebbe, servito, non sarebbe riuscito a guarire nessuno quindi stanco di, di, di pensare di non guarire nessuno ha pensato di dedicarsi al cinema che era una cosa... perché erano gli anni in cui si cercavano forse anche nelle famiglie quelle professioni solide no? magari quella del regista anche perché non lui veniva... veniva da una famiglia di medici uh -huh. cioè suo padre era medico suo padre era stato medico di Mussolini Durante la, la Prima Guerra Mondiale erano insieme, lui era capitano medico e Mussolini era caporale. Poi quando Mussolini ha deciso di diventare il capo del fascismo, lui si è staccato e, ed era il medico anche della Scala. Quindi papà da piccolo è stato portato alla Scala dove ha conosciuto Toscanini e si è innamorato delle donne perché veniva gettato nelle braccia di queste sopranone con queste tettone meravigliose. Eh, qualcuno poi l'ha ritrovata, poi ci arriviamo. Eh, Senti, Ha vissuto niente. per tanti anni, per 30 anni, credo, in un residence, anche questa è una cosa... Lui ha visto... era andato in questo residence, quando si sono separati con mia madre, ha deciso di andare in questo residence per starci due settimane e ci è rimasto 30 anni. La scelta decisamente insomma, non convenzionale. Sì, la no? dice anche un po' lunga sul fatto che non fosse così attaccato alle, alle cose no? eh, terrene. Cioè, aveva, lì aveva libri che poi una volta letti regalava al portiere. Un paio di quadretti e poi tutti gli oggetti erano quelli del Residence. Quindi... Intanto stiamo vedendo delle immagini pazzesche del suo Profumo cinema, di momenti donna. di cinema indimenticabili, perché tuo papà di film ne ha firmati tanti, importantissimi. Insomma, noi ne ricordiamo alcuni, I poveri Mabelli, il Vedovo, i mostri, una vita difficile, però c'è un titolo di quelli che restano. Sicuramente le amiche e gli amici che ci seguono lo ricordano benissimo. E ognuno di noi forse ha un ricordo collegato a questo film ed è Il Sorpasso. Quindi riscopriamolo proprio a cominciare da quel mito. Claxon, ve lo ricordate, eccolo qua. Ma è vero che sei nei frigideri Sì, come no, è il ramo mio. Per ora vanno bene. Se domani il mercato è saturo, io cambio. Eh, figurati, ho fatto una decina di mestieri, non so, domani vanno bene i mobili antichi. E io mi metto a battere la campagna e ti scopro eh, la cassa panca del 700. Fa forte la pittura e io d'aggancio Guttuso e così Arrivano vittura. i megatoni e tu affitti il bunker? Certo. A me ha presa la cotta. <susurra> Fatte la vespa! Fai <susurra> spinta? E dai, eh! Devo attaccare? <susurra> fa come te pare, non rientra tardi. Allora, lo voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo. Durante appunto questo breve estratto del film tu te la ridevi, ma quante volte l'hai visto questo film? Eppure resta fortissimo, no? Perché... Eh, tante volte, tante volte. Tanti sono gli episodi legati a questo film, eh, i racconti. Il film nasce da un viaggio che fece mio padre con un suo amico produttore che era un po' come Gasman. In realtà nel film, se uno dovesse pensare a Dino Risi in quel film lì, Forse Dino Risi era più Trentignan che Gasman, uh -huh. poi è diventato anche un po' Gasman, ma eh, sì, è, è legato a tanti episodi. Questo produttore gli disse mi accompagni in Svizzera a comprare le sigarette da Milano, andarono in Svizzera a comprare le sigarette, poi finirono alla corte del principe del Liechtenstein a mangiare, perché questo qui era uno pieno di, di fantasia l'aveva travolto. Poi con il produttore Pio Angeletti uh -huh. fece un altro viaggio quando era... Direttore di produzione, andarono al sud e, e si sentiva nelle mani di un pazzo che sentiva la partita della Roma, superava, faceva cose, diceva, ma che cosa succederebbe se uno dovesse raccontare l'incontro fra due persone così diverse che sono costrette a viaggiare insieme e vedere che cosa viene fuori da questi due caratteri. E da lì è nata l'idea di questo film. Comunque è un film che ha segnato un po' un'epoca, no? anche per sì. il, il finale, insomma, no? Ma ieri vedevo una cosa, per esempio, in televisione che parlava di Jim Morrison, uh -huh. Jim Morrison dei Doors. Aveva un insegnante di cinema a Los Angeles. Che era pazzo del sorpasso, quindi. Aveva po'. E anche Scorsese aveva un insegnante di cinema che era fissato col sorpasso. Addirittura era riuscito a dimostrare che il percorso che faceva la macchina formava un punto interrogativo. Eh, pensa quante ce ne sono. Senti, di tanti film si fanno dei remake, no? Sì, lo sappiamo ecco, di questo si era detto forse no? che si sarebbe potuto fare un remake, un rifacimento magari anche. Diretto da te, come la vedi? È possibile? È no, è una cosa difficilissima e soprattutto per me sarebbe una cosa, ehm, un confronto. Siccome è sempre stato il, il problema un po' forse della mia vita, no? era meglio il padre sicuramente, ma eh, rimettersi su un'operazione del genere sarebbe stato veramente quasi suicida. Però, però a un certo punto, con l'insistenza di Cecchi Gori, del caro Vittorio, che. Su quel film stava puntando veramente tantissimo. Sul remake di quel film e che aveva capito che sarebbe dovuto essere completamente diverso da quello là, ho cominciato a pensarci e avevo avuto anche una bella idea che non vi dirò per il finale. No, ce la devi dire invece, scusa, no, 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 facciamo lo scoop. No, non posso Come attore, a chi avevi pensato? Come attore, ho pensato a Favino e Marinelli. Eh. Insomma, una bella coppia. Che mi sembra una bella coppia, però insomma era tutto così, in fiere. Vabbè, senti, non si sa mai, noi, noi ce l'auguriamo. A proposito di attori, parliamo di Gasman, no? Perché eh. tu racconti in questo libro che con tuo papà si amavano tantissimo, addirittura si assomigliavano, 16 film insieme, pensate. E scrivi proprio, scrivi in questo libro e tuo papà diceva non ha voluto bene a nessun altro attore, no? Forse come come a Gassman, ce lo racconti un po' questo? Capisco che è difficile adesso sintetizzarlo, però un rapporto penso unico e speciale, no? Quello tra tu e sì, Gassman. Beh sì, era una specie di alter ego, poi per me che quando ero ragazzino andavo al cinema a vedere i film di mio padre e vedevo anche altri film e vedevo Vittorio Gassman, lo, lo vedevo sempre un po' come una figura paterna, era come vedere mio padre sullo schermo. Cioè, vedevo quando dava un calcio a un barattolo in un film, immaginavo mio padre che gli diceva di fare quella cosa. C'erano tante cose che li rendevano simili, anche perché Gasman, forse la gente non lo sa, al di là del fatto che fosse così irruento mm. e, e fanfarone nel, nel cinema è potente, era una persona invece molto, molto fragile, molto delicata, molto timida anche. Questo era il lato di lui che mi interessava di più. E in questo un po' si assomigliavano con papà, anche se papà. Era riuscita a controllarla questa cosa, eh, la sua timidezza, la sua eh, forse in certi momenti quasi depressione l'aveva dominata, mentre Gasman purtroppo c'era caduto. Eh, infatti dentro. tu hai letto appunto quasi depressione, invece per Gasman questo c'è cioè, stato, tu lo sì. racconti in questo libro. Sì. Eh, forse credo che non sbagliamo se diciamo che alla fine è una cosa che l'ha portato anche alla morte no? sì. e tu questo però avevi, ecco questa è una storia che riguarda anche te no? perché lo volevi raccontare tutto questo, no? c'è cioè un sì, progetto sì, che tu sveli... nasceva da un incontro che avevamo avuto all'epoca con la mia ex moglie Francesca D'Aloia che era molto legata a Gasman perché era stata fidanzata con Alessandro per tanti anni per sei anni, quindi aveva vissuto in quella famiglia e un giorno eravamo in un ristorante e stavamo uscendo quando abbiamo visto entrare Vittorio Gasman con la moglie e nei suoi occhi ho visto veramente una disperazione così terribile che, 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 che mi ha cominciato a girare nella testa l'idea di poter fare un film su questa cosa, sul fatto che Gasman, conosciuto appunto come l'eroe del sorpasso, potesse essere invece una persona così fragile. Eh, di questa cosa un paio d'anni dopo gli parlai perché in, nel frattempo quella depressione era finita e ne parlavamo e lui questa cosa un po' lo stuzzicava, però un po' anche lo spaventava. Immagino. Eh, mi parlò anche del fatto appunto della depressione che aveva appena avuto e, e mi confessò che quasi ne sentiva un po' nostalgia, cosa che poi dopo ha rinnegato perché l'ultima volta è stato veramente male. E io su questa cosa, su questo fatto qui, avrei voluto tanto fare un film che raccontava molte cose sue, ma altre cose anche molto inventate, che però avevano a che fare con quello stato d'animo così, e poi non così fatto. forte. Non l'abbiamo fatto. Mi ricordo però una cosa bella che gli dissi quando eravamo in questo ristorante, io e lui, dove lui arrivò cinque minuti prima, io un minuto prima dell'appuntamento, e lui mi disse. La vera puntualità è arrivare cinque minuti prima. E io alla fine del nostro discorso gli dissi Vittorio, però quello sguardo lì di quella volta quando ti ho visto in quel ristorante così disperato, così veramente, eh, assolutamente disperato, non credo sia facile da rifare per un attore sullo schermo. E lui mi guardò e mi disse basta pagare, che è tipico della commedia all'italiana, quindi non si è sottratto, ecco lì è venuta fuori la zampata anche alla di Dino Risi, alla Gasman, ma anche alla Dino Risi. Senti, continuiamo a parlare di un altro titolo assolutamente indimenticabile, Profumo di donna. Allora, questo è un film che ha dato delle belle soddisfazioni perché in concorso a Cannes, appunto, premio a Gasman per la migliore interpretazione poi due nomination all'Oscar come film straniero per la sceneggiatura e poi questo cast è pazzesco perché c'era Gasman, Alessandro Momo, Agostina Belli, la storia di questo eh, capitano, insomma, non vedente che compie questo viaggio, no, in Italia che poi è un viaggio un po' anche alla scoperta di sé. Riscopriamolo, Profumo di Donna n 那、嗯 Guarda, mi è venuta voglia di rivederlo tutto. Tra l'altro, questo film, al momento, quando uscì, non lo voleva nessuno, no? non lo voleva nessun distributore. Ma poi addirittura, non solo è andato bene, ha avuto premi e riconoscimenti. Ma hanno fatto pure un remake di grande successo e ha vinto l'Oscar al Pacino. Come la mettiamo? Pensa che questo film si è fatto perché a un certo punto è arrivato Alessandro Momo, quel ragazzo, che uh -huh. purtroppo, poverino, subito sì. dopo il film, in un incidente in motocicletta morì. Ma senza di lui il film non si sarebbe fatto, cioè non si sarebbe fatto con Vittorio Gasman, non si sarebbe fatto con Dino Risi, che sono andati alla metà del loro cachet, perché l'argomento metteva paura. Uh -huh. Invece, la volontà anche del produttore, Pio Angeletti, quello di cui abbiamo parlato, e la determinazione anche di papà e di Gassman, il fatto che fossero andati a quelle condizioni ha permesso di fare il film e poi il film è stato quel successo lì che è stato. Sai sì, ci riflettevo sentendoti allora, è chiaro che abbiamo tanta nostalgia per quegli anni, no? per questo cinema, per questi attori e registi immensi, però anche la figura dei produttori, eh? perché adesso questa è sicuramente una cosa che manca, cioè produttori come dire, che, mette, che rischiavano, mettevano naso, becco eh? e ci azzeccavano in tanti casi, questo emerge in maniera molto chiara dal tuo racconto senti, abbiamo parlato molto di cinema, però parliamo anche di Donne e, che poi hanno a che vedere anche con questo, perché mi pare che tuo papà le donne le amava molto pure te, eh? però non vogliamo ora su questo entrare. Lui ha avuto questo grande amore con una bellissima, con Anita Eckberg. Dovremmo avere, eccola qua, guarda qui, praticamente. Sì. Che, che dire, niente, perché insomma. Amore condiviso con più di un, un personaggio importante eh, dell'epoca, sì. perché credo che anche Fellini abbia avuto una storia eh, con sì. Anitona, come la chiamava lui, e anche il grande avvocato del Nord, Gianni Agnelli, hanno avuto insieme questa, questa, questa grande passione. Papà raccontava anche in un suo libro che diceva che non riusciva, quando l'abbracciava a toccarsi con le mani dietro, talmente era. Pettoruta non lo so, io non l'ho mai conosciuta lei mi sembra. eccolo là eccolo. non l'ho mai conosciuta di, di, di persona uh -huh. però mi sembrava una simpaticona con questa voce roca da bevitrice e da fumatrice doveva essere un bel tipo senti a proposito appunto che dicevi dell'avvocata Agnelli tra l'altro tuo papà lo scambiavano ci sono degli episodi molto gustosi che racconti sì. in questo libro perché lo scambiavano per l'avvocato Agnelli perché c'era una sì. certa somiglianza ah sì no? c'è stato un periodo in cui per me io non, non mi sembrava così evidente ecco qua ma... guarda un po' vediamo ma fa... invece sì, vedi, c'è una cosa, papà aveva il capello un po' più lungo qui in questo momento, ma una volta siamo andati alla stazione per andare a Milano e quando si passava dalla, dalla cosa per il pubblico ai binari c'erano dei baracchini come hanno rimesso adesso in cui bisognava far vedere il biglietto e ho visto questo qui, questo addetto che quando ha visto mio padre è sbiancato e, e, e quando si è avvicinato ha detto ma io a lei la conosco e mio padre pensando dice forse mi ha riconosciuto come Dino Risi, non so. E dice, non lo so, dice, può darsi, poi c'era la R no? anche lui un po' arrotata. E dice: Certo, avvocato, se la gente come lei prende il treno, questo è proprio un grande paese. <ride> e lui comunque. E poi in treno mentre andavamo al Vagon Restaurant, io gli facevo strada e vedevo che tutti nei vari scompartimenti guardavano gli dicevo venga avvocato mi segua, mi segua facendo come se fosse una specie di guardia del... e lui mi diceva non fare lo stronzo anche lì arrotando un po' di più insomma mi, fa... mi sembra che vi siete divertiti parecchio sì. e... allora tuo papà è regista tu regista questa capisco che tocco veramente un argomento enorme no? però deve essere stata una bella sfida no? è anche una di quelle cose con cui non è semplice fare i conti no? quando... quando hai deciso, quando è maturata in te questa idea? Queste... Uh... Chi lo, chi lo sa esattamente non te lo saprei dire, però verso i 12 anni credo di aver cominciato a capire che c'era un modo per interpretare la realtà e per vederla e farmela piacere ancora di più di quello che era. Quindi quando mi capitava di vedere una situazione in strada, una cosa, e, e di immaginarla come sarebbe stata sullo schermo, mi sembrava poi quello che ho capito dopo leggendo delle cose che aveva detto Hitchcock, che il cinema è come la vita senza le parti noiose. Mm -hmm. Quindi perché non tagliare quelle parti lì? Io credo di aver imparato molto di più dal cinema che dalla vita, in fondo. Il cinema mi ha insegnato veramente tante cose. E per esempio quando sono stato la prima volta su un set di un film di mio padre mi sono accorto di tanti vantaggi. Per esempio i, i sassi che i contadini tiravano a Gasman e Tognazzi nella marcia su Roma non erano sassi veri, quindi non facevano male, erano sassi di gomma più, ma sarebbe bello se si potessero usare. Allora, sassi. Sono. E poi quando sbagliavano a dire delle cose non, non si fermavano perché all'epoca c'era il doppiaggio, altro eh. vantaggio, si poteva correggere l'errore di, 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 di dialogo che si creava in una, una situazione. Quindi il cinema, poi da bambino mi capitò ancora prima, mi capitò di arrivare al mare, dentro, in una rientranza che c'era a Cincinnato, al Lido di Cincinnato, ed entrare e vedere una cosa meravigliosa che mi è rimasta dentro che era Ercole che era legato al partenone e con le catene tirava giù le colonne che era proprio Ercole cioè era chi era Ercole era Steve Reeves ecco Steve Reeves l'attore che faceva <ride> che faceva Ercole capito? queste sono cose che non si dimenticano quella di... cosa lì non la puoi mai più dimenticare ma no, poi tu hai trovato chiaramente la tua cifra no? e hai fatto tantissimi film indimenticabili con un segno molto definito molto netto no? hai creato quel cinema diciamo così di impegno sociale che poi in quegli anni non era così facile da fare che ha prodotto poi tanti titoli che ricordiamo, dal muro di gomma, insomma, però io mi, voglio, io mi voglio soffermare su uno in particolare perché è un film che resta veramente nel cuore del pubblico. Questo film è Mary per sempre. C'è Michele Placido che è un insegnante all'interno di un carcere minorile a Palermo e poi c'è una galleria di volti indimenticabili, riscopriamoli. Tre di quelli sono in classe con te. Guarda. Giovanni Traper tre anni da scontare furto con scasso, recidivo. Matteo Mondello, detenzione e spaccio in attesa di giudizio. Natale Sperandeo, quello è un capo, nove anni. Dai, 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 Nove anni. E che ha fatto? Omicidio. Oh, no! Quasi tutte le notti sogno che una mattina mi sveglio e mi ritrovo vecchio, con i capelli bianchi bianchi, con le rughe, le vene, un semaforo spento. Vedi, forse allora potrei essere come di tutti gli altri. Non è che sono una vera donna che posso dire fare dei figli. Neanche un uomo è dire domani mi sposo. Io non sogno né carne né pesce. Io sono Mary, Mary per sempre. È bellissimo ritrovarli e ci pensavo ieri mentre pre preparavamo questo contributo, chissà anche, magari tante delle amiche e degli amici che ci seguono ci stanno pensando. Che fine hanno fatto loro? Li hai più rivisti? Io sono Mary, Mary per sempre. Sì, li ho rivisti, li ho rivisti anche recentemente perché sono 30 anni dall'uscita di, di Mary per sempre. A Palermo abbiamo fatto una proiezione, e c'erano quasi tutti loro. Con Mary anche mi sento, ogni tanto mi chiama, eh, ci chiamiamo e con eh, Salva King Kong, lui <ride> con i capelli lunghi, biondo, spessissimo. La cosa meravigliosa di King Kong è che io ogni tanto gli mando un messaggio e lui mi dice Marco, ma lo sai che non saccio leggere, mi devi mandare <ride> quelli vocali. Allora lui mi manda quelli vocali e io gli rispondo adesso, ho imparato a fare anche quelli vocali anch'io e ci parliamo così. Certo, poi qualcuno ha fatto l'attore, qualcuno ha preso altre strade, però questo film sicuramente resta. Qual è il tuo film che tuo papà ha amato di più? Quello. Probabilmente quello, probabilmente Mary Per sempre, cioè lì è successo quello che mi auguravo succedesse a un certo punto, ehm, cioè quando, quando l'abbiamo visto perché siamo andati a vederlo insieme per una proiezione prima che il film uscisse in sala, c'era cioè una proiezione per i globi d'oro del cinema italiano e alla fine della proiezione mi sono accorto che questa volta veramente non, eh, era, era veramente soddisfatto. Cioè ha capito che era importante che il suo giudizio. Per me era molto importante perché era il giudizio più severo di tutti, non sì, è mai sì. stato molto capito, accomodante. Mi ricordo che dopo il primo film, e non era un complimento, mi disse Sei un professionista, ma non era un complimento, me ne sono accorto. Cioè lui, lui avrebbe preferito, e credo che gli abbia fatto piacere il fatto che avessi fatto qualcosa di diverso, perché io ho cominciato con delle commedie, sì. commediole anche un pochino più leggere, e non con quelle commedie all'italiana che aveva fatto lui. Eh, però quando ho dirottato verso soldati che già cominciava ad essere un po' a metà e poi verso Mary per sempre lì in quel caso ha capito che quella strada che lui qualche volta aveva provato anche a praticare ma non gli era andata bene e il fatto che fosse riuscito a me questo gli ha fatto piacere questa è una cosa che ha fatto piacere anche a me il fatto che gli fosse piaciuto quando te lo sei sentito più vicino tu racconti tanti momenti in questo libro, anche momenti poi della malattia, di tuo papà. C'è un momento in particolare che ti va di condividere con noi, quando te lo sei sentito veramente vicino? Ma in tutto l'ultimo periodo era... Siamo stati veramente molto vicini, perché io lo andavo a trovare praticamente tutti i giorni prima che cominciasse il mio film Forta E la cosa curiosa è che lì, in quel momento, proprio ecco, lì, siamo stati veramente molto vicini, perché intanto il rapporto si era molto. Ehm, rasserenà diciamo che ci sono sempre fra padri e figli sono sempre anche dei momenti difficili e, e, e delicati ma insomma in quell'ultima fase della sua vita che lui eh, avrebbe eh, evitato molto volentieri aveva detto a un certo punto che bisognava mettere per legge di morire a 80 anni eh, però in quella ultima fase è successa una cosa stranissima che non era mai successa prima, io ero a, a Castelvolturno e stavo girando a Fortapasci, era il 4 giugno, era il mio compleanno e mio padre è venuto lì a trovarmi sul set ed era nel mio stesso albergo perché c'era un piccolo festival che si svolgeva lì a Castelvolturno. Quindi siamo stati insieme dal pomeriggio quando ho finito le riprese fino a tutta la sera, abbiamo mangiato insieme, la mattina dopo io sono andato sul set eh, a lavorare, però ci siamo telefonati e però dal giorno dopo è cominciato quella cosa lì per cui lui non aveva più voglia, aveva deciso di smettere quasi di vivere. Io ho cercato in tutti i modi di, di fargli capire che invece doveva tenere duro e di sforzarsi di mangiare, ma non ne aveva più voglia. Quindi tre giorni dopo quella, quel nostro incontro del 4 giugno di quelle riprese eh, è successo quello che è successo. Io ero sul set mi è arrivata la telefonata che mi dava anche in modo abbastanza violento e, e crudele la notizia dal residence, in quel residence lì dove doveva stare due settimane è finita anche la sua vita dopo 30 anni. E quindi lui ti ha detto pensa al film, no? E... e lui mi ha detto, quando io gli ho detto una cosa che non avrei mai potuto dirgli prima, perché noi sui sentimentalismi ci andavamo molto cauti, quindi questa qui era una cosa che non si doveva dire, e lui mi disse che non aveva più voglia, che non aveva più voglia di mangiare, che basta, che... e io gli dissi se non vuoi farlo per te, fallo per me. E lui ha aspettato un attimo in quella pausa lì ho capito tutto il suo pensiero su questa cosa e mi ha detto tu pensa al tuo film. Io ti ringrazio, ti ringrazio per la sincerità con cui ti sei raccontato. Avrei molte altre cose che ti vorrei chiedere, ma mi sembra che questo quest episodio che tu hai raccontato è un buon modo per chiudere perché ci dà veramente la cifra di questo libro che consiglio a tutte le amiche e gli amici che ci seguono perché è un libro pieno di cinema ma anche di verità di vita e di sentimenti in cui probabilmente tu ti riappropri anche di una parte della tua vita e come tutti noi fai pace un po' con la tua famiglia, con tuo papà, credo che è un percorso in cui tutti si possono riconoscere. Allora, grazie a Marco Risi, grazie, a voi, grazie, grazie per aver preso parte al nostro programma e noi ti aspettiamo, eh, ti aspettiamo anche per un prossimo film.